Stamane a Ragusa, i funerali del 32enne Andrea Battaglia, vittima dell'incidente stradale di martedì sulla Ragusa-Catania, era rimasto coinvolto nello scontro fra tre autovetture. Sulla chiusura della Villa Comunale a Vittoria, il gruppo consiliare Nuove Idee attacca l'amministrazione Moscato, ancora una volta denunciano, si nota, incapacità e pressappochismo. In merito al cosiddetto cibo di strada, la sezione Ascom di Vittoria promuove un incontro con gli esercizi pubblici del centro storico per organizzare una manifestazione sul tema. Conclusa positivamente la seconda mobilità del progetto Erasmus, svoltosi a Poznan in Polonia, coinvolta anche l'Istituto Verga di Comiso, che ospiterà a maggio 4 delegazioni. Sull'avvio della raccolta differenziata a Ragusa ci sono le perplessità di Ragusa in Movimento, evidenziate in queste ore alcune smagliature su una migliore e più adeguata preparazione all'evento. Sono stati celebrati stamani presso la chiesa della Sacra Famiglia Ragusa i funerali del 32enne ragusano Andrea Battaglia, morto nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì sulla statale Ragusa-Catania, a pochi metri dallo svincolo per Chiaramonte Gulfi. Battaglia, appassionato di motori e persona nota in città anche per avere militato in una squadra di rugby, lascia tre figlie piccole, di cui una di appena 20 giorni. Si susseguono intanto in queste ore i commenti post di condoglianze sulla pagina Facebook dell'uomo da parte di amici e conoscenti, ancora increduli per l'accaduto. Rimane da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. A scontrarsi, come noto, tre auto, oltre alla moto, con in sella Battaglia. Si tratta di una Ford, una Lancia e una Matiz, mentre la moto era una Yamaha. Matiz e Ford che viaggiavano in direzione Catania, mentre la Lancia e la moto percorrevano la strada in direzione Ragusa. È stato il Centauro, sbazzato a diversi metri dal punto d'impatto, ad avere la peggio. Pare che per lui non ci sia stato nulla da fare, nonostante i tempestivi soccorsi. Nuovo colpo della polizia contro il clan Rinzivillo di Gela, legato, come nota, a Cosa Nostra. Personale della squadra mobile di Caltanissetta, unitamente al commissariato di Gela, hanno eseguito infatti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 10 indagati. Gli arrestati sono accusati a vero titolo di associazione per delinquere finalizzata a detenzione, traffico e spaccio di stupefacenti e all'alterazione, rendendo idonea allo sparo armi giocattolo a salve, alla vendita e cessione di armi comuni da sparo. Contestata anche l'aggravante di aver commesso i fatti al fine di agevolare l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, operante appunto in città sul resto del territorio siciliano. Particolari sull'operazione sono stati resi questa mattina durante una conferenza stampa al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta, presente il procuratore Amadeo Bertone. Dopo il maltempo che si è abbattuto su Vittoria nei giorni scorsi, l'amministrazione Moscato, per motivi di incolumità pubblica, ha chiuso la villa comunale. Così i consiglieri di Nuove Idee Francesco Cannizza e Sara Sigia, che rimarcano come ad oggi si registra un ulteriore pressappochismo e incapacità di questa amministrazione, in quanto la villa rimane ancora chiusa e soprattutto non c'è comunicazione alcuna di quando potrà riaprire. Capiamo ormai che sicuramente sia un impresardo al limite dell'impossibile per questa amministrazione cercare di occuparsi della gestione ordinaria e quotidiana, che sicuramente merita ben altre cure e diversi interventi. È chiaro ormai come questi amministratori mostrino tutta la loro inefficacia nel gestire le difficoltà che emergono ogni giorno. Come gruppo consiliare Nuove Idee, quindi, rimarcano Cannizza e Sigia, sollecitiamo il Comune a restituire immediatamente la villa comunale alla città affinché famiglie, anziane e giovani possano ritornare a frequentarla. Questa amministrazione sta navigando a vista, tutti sappiamo l'evento catastrofico che si è abbattuto sulla città di Vittoria e sulle zone limitrofe, che ha indotto l'amministrazione giustamente a chiudere la villa per tutela e incolumità della salute pubblica. Motivi sicuramente seri, però non riusciamo a comprendere come a distanza di 10-12 giorni tale struttura resta ancora chiusa e non ci è dato sapere quando riaprirà la stessa struttura. Quindi direi che oggi si è passato alla stagione dei selfie, alla stagione, come dire, del mutismo selettivo, cioè l'amministrazione non informa quando la villa verrà aperta e quali interventi intendono fare per destinare appunto l'unico polmone verde che abbiamo in città. Quindi sollecitiamo con questo comunicato stampa e con la denuncia che abbiamo fatto all'attenzione dell'opinione pubblica affinché l'amministrazione si adoperi nel più breve tempo possibile a restituire la villa alla città di Vittoria e quindi all'offrizibilità per i giovani, per gli anziani e per i nostri bambini.
Risultati positivi per l'Unione Generale dei Lavori in provincia di Ragusa. Vittorio, segretario provinciale Aldo Caruso, è stato riconfermato per la sesta volta di fila, risultando ad oggi il più longevo in ordine di presenza e continuità all'interno della delegazione trattante. Sono soddisfatta, ha dichiarato Caruso, di aver ricevuto ancora una volta la fiducia dei dipendenti comunali del comune e le ringrazio per avermi dato l'ennesima possibilità di rappresentarli. Caruso diventa oggi il più longevo dunque all'interno della delegazione e aggiunge: la difesa dei colleghi comunali ha sempre avuto precedenza e priorità assoluto rispetto a possibili interessi personali. Questo sarà il mio ultimo mandato e, data l'intenzione di non ricandidarmi più, bensì la volontà di mettermi al fianco di nuove leve, trasmettendo così l'esperienza accumulata in tutti questi anni. La sezione dell'ASCO di Vittoria promuove per oggi un incontro con i titolari dei pubblici esercizi del quadrilato storico del centro urbano. Una riunione, ha sottolineato il presidente dell'ASCO Gregorio Lenzo, che si prefigge l'obiettivo di sostenere l'organizzazione di una manifestazione per la promozione delle aziende, del territorio e delle tradizioni culinarie, per abbandonarsi ai sapori della cucina mediterranea e del sud-est siciliano in particolare. L'evento è programmato in concomitanza col Vittoria Jazz Festival e con i festeggiamenti patronali di San Giovanni Battista a giugno. La tradizione culinaria della nostra città, ha proseguito Lenzo, è ricca e complessa e trae origine dai cosiddetti gibi poveri, ma gustosi e sapientemente cotti. I consumatori hanno quindi sete di conoscenze e vogliono apprendere anche la storia della pietanza e quali ingredienti si compongono e come si realizza. Lo street food è famoso per essere tra l'altro all'avanguardia nell'innovazione alimentare e la sua popolarità è esplosa negli ultimi anni. E dunque la sua natura transitoria, rimarca ancora Lenzo, significa che può tenere il passo con la domanda dei consumatori in continua evoluzione per i nuovi sapori, trame e combinazioni vincenti. E dunque cercheremo, conclude il presidente dell'ASCO di Vittoria, di fare in modo che questa caratteristica possa diventare un punto di forza per i pubblici esercizi che propongono lo street food nella nostra città. Si è concluso brillantemente la seconda mobilità svoltasi a Poznan in Polonia insieme al programma Erasmus K più intrapreso all'Istituto Verga di Comiso. Oltre al team italiano hanno partecipato al meeting alunni e insegnanti di Turchia, Bulgaria e Romania, ospitati in modo ineccepibile dalla scuola polacca. Titolo del progetto è Pensa saggiamente e prendi la decisione migliore, con i 5 paesi membri che lavoreranno per 2 anni insieme e affronteranno in lingua inglese temi comuni quali ad esempio immigrazione, democrazia, discriminazione e coinvolgimento civico. Durante la mobilità in Polonia è stato affrontato il topic dell'immigrazione con numerose attività di formazione e conoscenza al fenomeno del territorio polacco. Non sono mancati momenti di interscambio culturale e ludici per gli studenti che hanno anche frequentato la scuola mentre sono stati organizzati in team multiculturali. Il Verga ospiterà le delegazioni dei 4 paesi dal 7 al 12 maggio e durante questa settimana Comiso sarà teatro di varie attività sul tema. Siamo sinceramente preoccupati per le comunicazioni fatte dal sindaco Piccitti in merito al servizio di raccolta differenziati, ancora di più perché, oltre al fatto che è stato stabilito di ripartire in 3 diversi momenti l'avvio del servizio, manca tuttora una comunicazione adeguata. A parlare presenta l'Associazione Culturale Ragusa in Movimento Mario Chiavola, che lo evidenzia dopo gli annunci fatti appunto ieri in conferenza al sindaco. Sembra proprio, continua Chiavola, che la città si stia avvicinando all'avvio di quella che a questo punto è da considerare come la prima tappa del percorso senza una adeguata preparazione. E anche la consegna dei contenitori, per quello che abbiamo appreso durante la conferenza stampa, è avvenuto soltanto per circa 2/3, quindi è presumibile che ci sia ancora molto da fare, ma soprattutto l'aspetto che preme più sottolineare, dice Chiavolo, è capire in che maniera gli stessi contenitori debbono essere utilizzati. Chiediamo dunque all'amministrazione comunale, conclude Chiavolo, di porsi il problema e di trovare al più presto una soluzione che merita di essere individuata in maniera piena, proprio per mettere tutti nella condizione di poter espletare al meglio gli adempimenti previsti da questo nuovo corso. Lo stato di salute di Viale dei Platani a Ragusa è così grave con riferimento al manto stradale che appena un paio di giorni fa è stato registrato un incidente con un centauro che ha perso il controllo della propria moto ed è finito rovinosamente a terra. È la denuncia di Ragusa Prossima che ha chiesto e fatto condividere al proprio candidato sindaco Giorgio Massari la necessità di inserire nel programma il rifacimento appunto delle principali arterie stradali che versano in condizioni di degrado assoluto.
Purtroppo, continuo dal movimento, con riferimento all'episodio, è stato necessario l'intervento dell'ambulanza per soccorrere il centauro trasportato in ospedale. Le buche presenti lungo Viale dei Platani quindi procurano brutti e pesanti scherzi, chiamiamoli così, che non possono passare sotto silenzio. Tutta la città aveva anche la necessità di rifacimento, le strade stradali, mentre oggi ci ritroviamo in una situazione di pesante precarietà, il cui emblema è rappresentato per l'appunto dalle gravi condizioni in cui versa l'arteria in questione. Dopo la netta vittoria domenica scorsa nell'ultima gara di campionato contro l'Enna, il Santa Croce di Lucente è pronto a disputare la finale playoff del girone. La sfida si darà domenica 16:30 al Kennedy contro il Mister Bianco, giunto terzo in classifica e che ha distanziato di oltre 10 punti le immediate inseguitrici. La società biancazzurra intanto in queste ore fa un primo bilancio della stagione definito positivo e importante, in quanto oltre al traguardo acquisito dai ragazzi di Lucente alla fine della regular season, hanno maturato 67 punti, cioè 7 in più rispetto alla passata stagione, e piazzandosi a solo 5 lunghezze dalla capolista e vincitrice del girone Marina. Importante anche il rullino di marcia del Santa Croce, che durante la stagione ha ottenuto 20 vittorie, 7 pareggi e appena 3 sconfitte. Poi mi ha messo a segno 61 reti che consentono di fregiarsi di secondo attacco del campionato, e poi anche il vice capocannoniere del girone Ciccio Leone. Santa Croce, che anche con le sole 22 reti subite è stata la seconda difesa sempre alle spalle della Marina di Ragusa. Nulla da fare per i ragazzi di Vito Recavallo, che non sono riusciti nell'impresa e dopo aver battuto l'ex capolista si sono arresi alla ben più abbordabile Volley Club Avola. 3-1 è il risultato del match casalingo e decisamente non è stata né una bella prestazione né ovviamente un bel risultato, con gli atleti vittoresi bene consapevoli. Gli allenamenti intanto in vista del derby contro il Favor Ragusa, terzo in classifica, si stanno già intensificando e si giocherà sabato ore 19. Se in prima divisione però c'è delusione e voglia di recuperare terreno, si fa festa nell'Under 18 femminile, che ha portato a casa la doppia sfida con la Volley Avola, valida per la finale di 7-8 posto. Dopo una gara vinta per 3-1, anche la gara 2 è andata alla ragazza dei soci. 3-0 il risultato, migliore in campo la palleggiatrice Alessandra Nicosia, superba prestazione pure di Federica La Russa. Una partita senza storia a conclusione di un campionato ben onorato. Le ragazze della prima divisione, che nel fine settimana non hanno giocato, torneranno in campo sabato 28 aprile alla palestra Mazzini, ore 19, per l'ora e tempo di derby contro la New Volley Ragusa. Il comitato provinciale CSN Ragusa, presieduto da Sergio Cassisi, si congratula in quest'ora con l'Eragon di Modica, che partecipando nelle giornate del 21 e 22 aprile al Palavolcan di Acireale al campionato nazionale CSN 2018 e che ha visto la partecipazione di quasi 30 società da tutta Italia, ha totalizzato 256 punti, conquistando il terzo gradino del podio e confermandosi tra le società più forti non solo a livello regionale ma anche nazionale. Una squadra, quella dell'Eragon, capitanata dal maestro Cristian Pediglieri, che in soli 7 anni è riuscito ad affermarsi sia in ambito tecnico che in quello agonistico. Un evento impreziosito tra l'altro dalla presenza del presidente CSN Sicilia Maurizio Agrico e del collega di Catania Mario Macchia. Poi c'è stato l'apprezzamento da parte dello stesso comitato provinciale CSM al Pediglieri, che deve ritenersi molto soddisfatto per la loro svolta in questi anni e che ha permesso di formare marzialisti esperti non solo in campo tecnico ma anche agonistico e che ha fatto emergere nuovi campioni italiani appartenenti appunto al team Eragon. Eventisicilia.tv, il quotidiano online ipparino che ti informa con notizie in tempo reale e video sui principali fatti della provincia di Ragusa. Eventisicilia.tv, l'informazione più veloce e sempre aggiornata. Stamane a Ragusa il funerale del 32enne Andrea Battaglia, vittima dell'incidente stradale di martedì sulla Ragusa-Catania, era rimasto coinvolto nello scontro fra tre autovetture. Centauro a bordo di una Yamaha che, per causa ancora di via di accertamento, è rimasto coinvolto nello scontro tra una Ford, una Lancia e una Matez. Andrea Battaglia lascia moglie e 3 figlie, di cui una appena 20 giorni. Sulla chiusura della Villa Comunale a Vittoria, il gruppo consigliare Nuove Idee attacca l'amministrazione Moscato, ancora una volta denunciano, si nota, incapacità e pressapochismo. Dopo il maltempo della scorsa settimana, il Comune ha chiuso la struttura per sicurezza. A distanza di giorni però, rimarcano Francesco Gannizza e Sara Sigie, non è stata finora data alcuna comunicazione sulla sua riapertura.
In merito al cosiddetto cibo di strada, la sezione ASCOM di Vittoria promuove un incontro con gli esercizi pubblici del centro storico per organizzare una manifestazione sul tema. L'incontro si prefigge lo scopo, si presenta ASCOM Gregorio Lenzo, di sostenere l'organizzazione di una manifestazione per favorire la promozione di aziende del territorio, oltre delle nostre tradizioni culinarie. Conclusa positivamente la seconda mobilità del progetto Erasmus, svoltosi a Poznan in Polonia, coinvolta anche l'Istituto Verga di Comiso, che ospiterà a maggio 4 delegazioni. Oltre al team italiano che hanno partecipato al meeting, anche alunni insegnati Turchia, Bulgaria e Romania ospitati in modo ineccepibile dalla scuola polacca. Dal 7 al 12 maggio questo compito toccherà all'Istituto Verga. Sull'avvio della raccolta differenziata a Ragusa ci sono le perplessità di Ragusa in Movimento, evidenziate in queste ore alcune smagliature su una migliore e più adeguata preparazione all'evento. Anche la consegna dei contenitori è avvenuta soltanto per circa 2/3, per cui c'è sicuramente molta strada da fare per arrivare ad un servizio efficiente. Il Comune deve quindi porsi da subito questo problema.